Nella proposizione infinitiva i tempi dell'infinito sono sempre usati con valore relativo e indicano un rapporto di contemporaneità, anteriorità e posteriorità rispetto all'azione della reggente o principale. Il che vuol dire che nelle infinitive la contemporaneità è espressa sempre con l'infinito presente, l'anteriorità con l'infinito perfetto e la posteriorità con l'infinito futuro, indipendentemente dal fatto che il tempo della reggente sia principale o storico. Chiariamo questi aspetti con alcuni esempi. Giulia, la moglie di Mario, fa visita alla cognata Aurelia, la sorella del marito. La matrona apprezza molto la gestione della domus e afferma: Aurelia, scio te familiariter cum servis tuis vivere. Aurelia, so che tu vivi in familiarità con le tue schiave. So adesso, ora in questo momento, che tu vivi ora, adesso, in questo momento, in familiarità con le tue schiave. L'infinito presente vivere segnala un rapporto di contemporaneità tra la subordinata e la reggente o principale, tra la subordinata vivere, cum, te cum servis vivere, e la principale scio, so adesso in questo momento che tu vivi adesso in questo momento in un certo modo. Caesar sciebat se a civibus amari. Cesare, afferma Cicerone, sapeva di essere amato dai concittadini. Caesar sciebat è un'azione che è avvenuta in passato, allora. Se a civibus amari, anch'essa è un'azione che riguarda il passato, ma è contemporanea all'azione di sapere e quindi in latino è espressa con l'infinito presente. Amari, infinito presente passivo di amo. Quindi Cesare sapeva allora che lui era amato sempre allora dai cittadini. Nella traduzione italiana è preferibile usare la forma implicita di più infinito perché in questo caso il soggetto della principale e dell'infinitiva coincidono, è Cesare il soggetto in ambedue i casi, quindi Cesare sapeva allora di essere amato sempre allora dai cittadini. Dai due esempi abbiamo dunque capito che l'infinito presente esprime un rapporto di contemporaneità che può avvenire nel presente, come nel primo esempio, ma anche nel passato, come nel secondo. Esaminiamo ora l'infinito perfetto. Rivolgendosi ai membri del Senato, Cicerone afferma: Patres conscripti notum est Caesarem Rubiconem transisse. Padri coscritti, cioè senatori, è noto, notum est Caesarem Rubiconem transisse, che Cesare abbia varcato il Rubicone. Notum est è una constatazione che si fa adesso, in questo momento. Quindi è noto. Caesarem Rubiconem transisse è invece un'azione che si è svolta nel passato, prima di adesso. Quindi è noto adesso che Cesare abbia varcato, prima di adesso, il Rubicone. In questo caso l'infinito perfetto indica un'azione anteriore, cioè la violazione del confine sacro del pomerium da parte di Cesare, che è avvenuta prima della seduta del Senato in cui sta parlando il nostro Cicerone.